Innanzitutto vorrei ringraziare Gerardo e Virginia e vorrei veramente congratularmi perché li seguo ormai da due anni e vedere le cose con i miei occhi mi fa veramente una bellissima impressione il video che avete fatto, le cose che fate sono, sono stupende, quindi complimenti. Allora, seguendo il discorso di Gianluca che dice che le start-up si fanno solo in Silicon Valley, io sono venuta qui a dimostrarvi che è tutto il contrario, anzi le, le start-up si fanno nei, nei mercati emergenti. In particolare io lavoro in Africa, come potete vedere, <ride> quindi seguirò anche il discorso dei, dei slim dogs. Um, detto ciò, vi, mi piacerebbe parlarvi un po' del, del mio percorso e di cosa mi ha portato fino lì. Quindi vedo che oggi nella stanza ci sono tantissimi sognatori e parto dalla domanda tipica che ci si faceva quando eravamo bambini. Non so dove devo. Cosa vuoi fare da grande? Voi che cosa volevate fare? l'astronauta, l'archeologa, l'artista, bellissimo. Io volevo fare l'agente segreto. Non so se si vede come sono brava. Il mio sogno era mettere parrucche diverse, parlare mille lingue, avere una pistola nascosta negli stivali. Non vi dico se oggi ce l'ho o no. Cos'è successo? Che mentre aspettavo nel parco solare, il parco sotto casa mia che venisse... La CIA a reclutarmi per entrare nel loro programma speciale di agenti segreti, ero abbastanza brava in matematica e alle medie, però non avevo voglia di prendere l'autobus la mattina per andare a, prendere, a fare il liceo scientifico. Per cui cosa ho fatto? Ho scelto di fare il liceo classico, che era quello vicino a, a casa la scelta comoda. Che cosa ho imparato facendo il liceo classico? Che se ti piace fare qualcosa devi farlo subito. Cioè, a me piaceva fare la matematica e mi sono detta, ma sì, tanto lo farò tutta la vita. No, bisogna farlo subito, bisogna farlo oggi. Ho imparato che ci sono. tutte le cose più importanti stanno sempre sotto la superficie, quindi le cose fondamentali sono sempre quelle tra le righe. Il liceo classico mi ha dato tantissime emozioni, letteratura, filosofia e, uh, insomma, mi ha fatto crescere come, come persona. Nel frattempo, mia mamma un pomeriggio. Sapete quella fatidica talk con i genitori, come si fanno i bambini, quella cosa simpatica lì? Insomma, a un certo punto è venuto fuori che sono stata concepita a Parigi. Quindi dico, fantastico, io sono parigina. Da oggi inizio a studiare il francese. E così ho iniziato a studiare il francese e mi sono ritrovata alla fine del mio liceo. Che volevo andare all'estero per scappare da quest'Italia che mi aveva stufato, era so, il 2011, proprio gli anni più neri de, de, del nero, volevo andare via. Vado a studiare a Ginevra matematica. Mi bei puntini, <ride> e che cosa scopro studiando Ginevra matematica? Che ero completamente negata per la matematica, allora cosa faccio? Ero lì davanti a una scelta. Chiamo i miei e gli dico. Scusa, guarda, mi sono sbagliata, avevo solo speso non so quanti soldi di università, di casa, adesso devo tornare indietro a Milano. Non potevo accettarlo. Allora l'ho presa come sfida e ho deciso di, eh, di finire, di terminare. Nonostante che andare a studiare una materia scientifica da un liceo classico non fosse stata, in, una, in una lingua straniera non fosse stata una cosa semplice. Quello che ho imparato è che se realmente volete qualcosa... Work hard ce la potete fare, qualunque cosa essa sia, tutti i giorni bisogna stare lì, concentrarsi e farlo. Finalmente mi sono laureata, decido di andare a fare una specializzazione per varie cose, mi porta la vita in Argentina, sempre a studiare perché non ne avevo abbastanza. Vado in Argentina, quindi passo da questa Ginevra tutta precisa, cioè il mio tram passava alle 7.13 tutte le mattine, non c'è stata una mattina in tre anni che sia passata alle 7.14. Passo da questa città calvinista e, e un po' austera al mondo del, del caos, ma il caos bello, i colori, la gente, i tramonti, proprio è stato per me uno shock culturale perché in un solo momento, tutti, tutti i miei principi, tutti i miei valori da milanese, vissuta in Svizzera, così sono crollati. E mi sono sentita completamente persa dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, è divertente perché e Valentina abbiamo delle cose in comune della nostra storia, dall'altra parte dell'Oceano, completamente persa in un paese che, di cui non conoscevo, non, non conoscevo nessuno, una lingua per, a me sconosciuta, ed è lì ho capito dove. Realmente hai tutte le possibilità davanti. Cioè la tua vita è un foglio bianco. È la libertà assoluta, la creatività sta a te scrivere quello che realmente vuoi. Per cui ho deciso di abbracciare questa vita, viaggiare, conoscere e fare tutte le, le mie esperienze, eccetera eccetera. Finché una sera eh, a Buenos Aires, su un terrazzo, ho incontrato un signore Achille Mauri, discendente della famiglia Bompiani che mi dice vieni con me a lavorare a Roma uh, ho bisogno di qualcuno che lavori nella mia fondazione e ti occuperai d'arte io ho detto perché no <ride> l'arte non fa una piega no dice classico cioè è proprio il percorso giusto allora mi trasferisco faccio questa esperienza lavoro prima con lui poi in una galleria d'arte dove mi rendo conto che vendere un'opera d'arte o vendere un cellulare è esattamente la stessa cosa per cui, molto delusa da questo, quello che ho imparato è che volevo che il, la mia, non so, il, quello che facevo avesse un contributo di più che vendere semplicemente degli oggetti. Quindi, molto delusa da questa da quest esperienza, dico basta, io adesso io non voglio lavorare più. Mi dispiace, ho 22 anni, ho finito di lavorare. <ride> Bellissimo. Allora, vado a sciare. Faccio il mio brevetto di maestra di sci. E mi prendo una nazionale italiana di chilometro lanciato. Prima gara del Coppa del Mondo, eccetera, si va a tutti, eccetera, eccetera, arrivo seconda, vice campionessa del mondo. Che cosa ho imparato da questa esperienza? Uno, che non ci si lancia a 166 km orari senza fare un allenamento prima. E la seconda cosa è che non si è mai abbastanza veloci, cioè bisogna sempre spingere un po' di più. Quella davanti a me era due chilometri orari in più di me. Sulle piste da sci conosco Fabio Cannavale, fondatore di b così su una seggiovia, che mi dice: Ma tu cosa fai? Ma perché non vieni a lavorare nel mio acceleratore? E io ai tempi da matematica dico: Cavolo, il CERN, l'acceleratore di particelle. E lui mi ha detto il mio. Allora penso, questo signore ha un cerno tutto suo, <ride> che figata! Devo andarci a lavorare assolutamente! Scopro il mondo così delle start-up. Il mondo dell'innovazione mi, mi sono completamente innamorata. Ho lavorato prima a Milano, poi eh, varie cose mi hanno, mi hanno portato in giro per il mondo. Quello che volevo dire facendovi vedere tutti i miei puntini è che quando mi capitava di, di, di mandare i miei CV, la gente mi, probabilmente leggeva i miei CV e diceva questa è una pazza psicopatica <ride> e, e non è un percorso lineare quello che ho fatto, ma è il percorso che mi ha fatto diventare me. E non bisogna mai dubitare di quello che state facendo, bisogna veramente crederci fino in fondo. Ci sono state le volte che ero lì ferma nel, nel mio puntino e dicevo, cavolo, ma cosa faccio adesso? Quindi, come dice Steve Jobs, e ci diceva anche Valentina prima, cioè, i, i punti si possono solo connettere guardandoli backwards e mai guardandoli forward. Bisogna avere una certa fiducia che questi punti a un certo punto si connetteranno, quindi eh, ascoltare il proprio intestino, il destino, il karma, la vita, bisogna avere questa fiducia, bisogna crederci. Rispondendo quindi alla domanda da cui sono partita, non avrei neanche saputo rispondere quando me l'hanno fatta. Che cosa vuoi fare da grande? Il lavoro che io faccio adesso non esisteva. I lavori che voi fate adesso esistevano quando siete nati? No. Quindi, che cosa, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei lavori del futuro che sono oggi. Noi siamo il futuro. Voi, tutti qui in questa sala, siete il futuro. Cioè sono i videoblogger, chi fa AI, chi fa startup, queste cose non esistevano. Io quando sono nata non c'erano neanche floppy disk, che probabilmente qua non avete mai visto. <ride> sì, ok, dai. Quindi quando vi trovate in una situazione di stallo, può capitare, io ormai ho, ho il mio schemino ottimizzato, quindi scrivete cosa so fare, cosa mi piace fare e cosa mi dà soddisfazione fare. E in quella magica intersezione troverete voi stessi, che è la cosa più interessante da trovare. Io così ho trovato Seed Stars. Il nostro motto è, hanno provato a seppellirci, ma non sapevano che eravamo semi. È un proverbio messicano, e da cui nasce il nome Seed Stars, i semi che diventeranno delle stelle. Chi siamo e che cosa facciamo? Seedstars è una società, un gruppo di società, operiamo in 65 eh, paesi dei mercati emergenti e facciamo diverse attività. Il nostro obiettivo è avere un impatto positivo sulla vita delle persone attraverso la tecnologia e l'imprenditoria. Fondamentalmente. Screeniamo, come si dice? Selezioniamo e formiamo startup nei mercati emergenti. Abbiamo diverse attività, li formiamo, eh, facciamo investimenti di venture capital, creiamo delle startup noi stessi in determinate location. Insomma, gli diamo tutto il possibile perché loro possano crescere. Chi siamo? Siamo 200 persone, al 47% donne. Di più di 50 nazionalità. Abbiamo diverse values, dei valori. Sono otto, ve ne cito due che sono i miei preferiti. Il primo è Get Shit Done. Cioè, cioè, ci sono le cose che si devono fare. E la seconda è Independently together. Cioè saremo sempre insieme, ma sempre indipendenti. Questo è Simon Sinek, non so se avete visto il suo TED o conoscete il suo libro, partire dal perché. Quindi esattamente qui dove volevo arrivare. Non ci focalizziamo sul cosa, sul come, ma sul perché. Noi lavoriamo in una grande, un'interessante intersezione eh, tra la crescita dei mercati emergenti, eh, l'emergere della tecnologia e l'emergere eh, di una generazione di imprenditori. Basti contare che, cioè, se immaginiamo che ci sono voluti 100 anni perché un miliardo di persone avesse il telefono fisso e ci sono voluti 10 anni perché un miliardo di persone avesse lo smartphone, stiamo assistendo a un'adozione di massa incredibile, quindi una velocità di adozione di massa. Chiaramente nei mercati emergenti ci sono determinate problematiche come è stato detto dall'ONU, con i eh, Sustainable Development Goals che dovremmo raggiungere, che abbiamo come obiettivo di raggiungere entro il 2030. L'ONU definisce che per ogni anno dovremmo spendere 5 trilioni di US dollars per arrivare a questi obiettivi. Ma non si tratta soltanto di un tipo di investimento, perché è chiaro che... Se si fa charity, se si danno i soldi, ok, ma c'è poi chi lo deve mettere in pratica, chi deve costruire le infrastrutture perché questi, eh, questi goals vengano messi in pratica, no? Noi lavoriamo lì. Um, faccio una piccola introduzione sul video, vi volevo far vedere un video di una startup ganese, Uh, Alima e Peter sono i due co-founders. Alima, che ho conosciuto l'anno scorso, ha dovuto, cioè andava a scuola soltanto perché la nonna aveva tre galline e che le permettevano di avere revenue per andare a scuola. Quando le galline sono morte lei ha dovuto smettere di andare a scuola. Quindi Alima ha creato una start-up di vaccini on-demand per le comunità rurali, per fare in modo che chiunque abbia la possibilità di sostenere la propria vita grazie agli animali. Lascio guardare un attimo il video. ya bako ko da sa-burga an kabe bala ba mu kana yi kanawai na min baki yan gomola fiso. fi so na wata na finanta ka ta banu a fana mfe yi kuka manfanyi so tintin ya shishira mu mufar mu kwa My name is Alima Bawa from Ghana. I work on Cow Tribe technology together with my co founder Peter Owen. Our dream is to make sure that we democratize animal health services to every single farmer in Africa and make it more convenient and accessible. My name is Peter Owen, and I'm the co founder and CEO of Cow Tribe. I founded Cow Tribe because I believe everybody should have the opportunity for a decent and dignified life. Our mission is to make sure that vaccine is available to prevent diseases and by far to reduce mortality. My biggest dream, I imagine it for my children. I grew up seeing poverty, seeing children eat only once a day. I grew up wishing that there shouldn't be hunger in my home, children should be able to go to school. My dream is to see that every single person who depends on livestock as a main source of living wakes up every morning and smiles and not regrets for choosing that as an occupation. If that happens, then I'll be a happy person forever. Mille. Se poi vi interessa vi mando il link al documentario intero. Comunque, è con questo progetto che ho iniziato a lavorare con Sizzar e mi sono innamorata dell'Africa. Quindi, quanti di voi sono già stati in Africa? Ok, non tantissimi, <ride> um, mi piace questa cosa perché vuol dire che tanti di voi magari riusciamo a incuriosirli per andarci. Uh, io ormai da circa 10 mesi che ci vivo, e ogni giorno è qualcosa di nuovo, è un posto super creativo, però vi vorrei dare qualche informazione pratica. Allora, l'Africa è il secondo continente più grande del mondo e anche il secondo più popoloso. Si stima che entro una generazione l'Africa raddoppi, raddoppi il numero di persone. Se parliamo di business in Africa è probabilmente attraverso lo smartphone, in quanto abbiamo parlato appunto dell'adozione di massa. In generale al momento ad oggi ci sono l'85% delle, delle persone sulla Terra vivono nei mercati emergenti e più del 90% dei giovani, quindi persone sotto i 30 anni, sono sempre nei mercati emergenti. Quindi per chi diceva che il futuro è nella Silicon Valley, io vi dico il futuro è nei mercati emergenti. L'anno scorso, nel 2019, sono stati investiti 1.300 miliardi di dollari contro a 3 miliardi nel 2018. Quindi vediamo che c'è una crescita veramente esponenziale. Negli ultimi 5-6 anni sono nati 600 hub. I paesi più importanti, diciamo più attivi da un punto di vista dell'innovazione, sono sicuramente la Nigeria e il Sudafrica l'Egitto, di cui abbiamo già parlato, e anche il Kenya, dove si parla addirittura di Silicon Safari. Un fenomeno interessante dei mercati emergenti è quello del leapfrogging, cioè si salta da una tecnologia all'altra saltando tutti i, pa i passi nel mezzo. Per esempio noi qua in Europa siamo passati da, i romani hanno inventato gli assegni, poi il cash, poi i conti correnti. Adesso usiamo Mobile Transfer. Mobile Transfer è stato inventato nelle Filippine nel 2002, una popolazione di 90 milioni di persone sparse su 7000 isole e poi l'abbiamo riacquistato noi. In Kenya più del 70% delle transazioni monetarie sono fatte attraverso un'applicazione. Cioè addirittura io quando vado a fare la mia classe di yoga, vado e pago con la mia app. Vi vorrei fare un po' di esempi per farvi capire un po' com'è la realtà lì. Allora, mi è capitato più volte di andare nei, nei villaggi un po' lontani dalle città, dove c'è proprio un'impossibilità di infrastruttura di elettrificazione, cioè portare tutta l'elettricità fino là ha un costo enorme. Per cui, ci, diciamo, si creano eh, delle nuove industrie alternative, per esempio i pannelli solari e dei sistemi microimprenditoriali molto interessanti. Cioè, chi riesce a produrre più energia la vende ai vicini di casa. Un altro sistema interessante è quando noi ci stiamo cercando lavoro, per esempio cosa facciamo? Andiamo su LinkedIn, io voglio lavorare in questo settore, nanà, no, no, mando il CV. Cosa succede se noi non abbiamo né un pc né accesso a internet, ma abbiamo uno smartphone? Quindi questa Giraffe è una startup sudafricana che permette di fare applicazioni e di mandare CV attraverso sms. Agrosenta. Quando ho conosciuto il, il fondatore Francis, una startup ghanese, mi ha raccontato che lui voleva creare un marketplace tra gli agricoltori e i buyer internazionali. Facendolo, di che cosa si è accorto? Che mancavano tutti i pezzi nel mezzo. Quindi, ha dovuto creare il magazzino, una banca per dare i soldi agli agricoltori, tutto un sistema di supply tutti i buyer internazionali. Per cui, ha verticalizzato tutta la sua azienda, questa. Startup ha raccolto un milione di euro l'anno scorso. La mobilità è un altro tema interessante. Ci sono queste, queste moto che ti portano dove vuoi, è molto divertente, però diciamo che all'inizio io ho un po' paura a provarlo, finché non l'ho provato una volta adesso sono completamente addicted. La cosa più interessante è che non solo portano te, ma portano anche le cose. Cioè, un giorno che mi è capitato che dovevo andare a giocare una partita di squash, non avevo la pallina, so che sono temi del primo mondo, ma è la tua vita alla fine, ho chiesto loro di portarmelo, per cui te lo vanno a comprare e te lo portano. Un altro settore ovviamente è il settore della sanità. Per farvi capire quanto è importante addirittura proprio la loro concezione di una città si basa sulle posizioni delle farmacie. Cioè quando tu prendi il taxi in Costa d'Avorio, non gli dici scusa portami in quella via quel numero civico perché non esistono né le vie né i numeri civici, ma gli dici portami a quella farmacia. E sanno tutte le farmacie di tutte le città di 10 milioni di persone. MedSaf, ad esempio, è una start-up che riconosce i medicinali contraffatti. 1 su 10 eh, di medicinali in Africa sono o contraffatti o sottostandardizzati, vuol dire che sono imitati al 70, 80, 90%. Quindi attraverso una foto tu fai una fotina e ti dice se è un medicinale vero oppure falso. Un altro tema quando uno cammina per la strada sono i rifiuti. Ci sono tutte le fogne piene di tutti i rifiuti, plastiche, eccetera. Allora questa startup cosa ha fatto? Va a cercare i rifiuti lì Ri, eh, come si dice, li riconverte e poi li rivende alle aziende di cui ne hanno bisogno. Quindi è un sistema di economia circolare che dà la possibilità a una classe disumanizzata di riacquistare comunque la propria dignità. E termino con un esempio Made in Italy. Questa è una startup fatta da una ragazza italiana di 29 anni, milanese, Lucrezia, che è andata a vivere in Kenya, vive in Kenya da ormai 10 anni, il cui obiettivo è di... Uh, sradicare l'analfabetismo africano. Infatti, lei ha creato un'app un uh, che si chiama Kukua, una società di edutainment, quindi è tra un gioco e l'educazione, per insegnare a leggere, scrivere e calcoli basici matematici. Per cui ho voluto farvi questi esempi perché sono tutti esempi di impatto anche nel loro piccolo. Infatti, il futuro di high tech è low tech. In questi ecosistemi dove non ci sono le infrastrutture che abbiamo noi, che sono anche i nostri vincoli, il futuro sono applicazioni molto semplici, innovazioni quasi frugali, ma non vuol dire che non abbiano un impatto, non vuol dire che non siano redditizie. Quindi, riconducendoci a Start to Impact, voglio citare Margaret Mead, un'antropologa americana, che dice Non bisogna mai dubitare che un piccolo gruppo di committed and thoughtful citizens possa cambiare il mondo. Anzi, è l'unica cosa che l'abbia mai davvero fatto. Grazie. Astante.